Bentornati, e siamo noi in attesa di recitare la coroncina, la Divina Misericordia. Torna questo nostro spazio dedicato alle più belle preghiere di intercessione che rivolgiamo ai santi, alle sante che sentiamo più vicini a noi. E oggi vogliamo approfondire una gran bella preghiera di intercessione, è rivolta ad una santa che viene definita la santa dei casi impossibili. È una santa conosciuta, amata in tutto il mondo, è Santa Rita d'Acascia, e ne parleremo con gli ospiti che sono già qui con me. Un benvenuto, un bentornato anzi a padre Vittorino Grossi, bentornato, sacerdote dell'ordine di Sant'Agostino, direttore della rivista bimestrale Dalle api alle rose, così tra un po' ricorderemo anche che cosa c'entrano le api e le rose con la santa, è la rivista appunto del monastero di Santa Rita d'Acascia. E ben arrivata Veronica Cotesta, che è una mamma che tra pochissimo ci racconterà il suo personalissimo, speciale incontro con Santa Rita, la santa dei casi impossibili. Padre Vittorino, io parto da lei, perché questa santa nasce alla fine del 1300, il suo nome era Margherita. Possiamo dire che fin dai primi attimi, i primi mesi, i primi anni di vita si rivela subito una bambina speciale, tanto che le viene attribuito praticamente subito un miracolo. Cosa accadde? Beh, si parla un po' del miracolo delle api, che lei quando era bambina, le api sono andate attorno sulla culletta e non le hanno fatto niente. A Cascia ancora ci sono delle api che non hanno, insomma, veleno negativo, punciglione, ancora si possono vedere nel cortile del monastero. Uno sciame di api che si diresse verso la bimba. Questo è stato già dall'antichità sempre segno di essere protetti da Dio, dalle divinità, per cui si racconta anche di grandi uomini dell'antichità, nel mondo cristiano per esempio anche di Sant'Ambrogio, che fu vescovo di Milano e battezzò Sant'Agostino. Per cui ecco, questa bambina, no, la si è vista subito che Dio aveva posto uno sguardo speciale su questa creatura per aiutare tutti gli altri che hanno difficoltà, ecco. E Margherita, che ancora non era Santa Rita d'Acascia, a sua volta aveva lo sguardo rivolto al cielo, avrebbe voluto dedicare la sua vita interamente al Signore e consacrarsi, non le fu possibile, perché la famiglia la voleva maritare. Pensa, tutte le famiglie vogliono un pochino assicurare che la figlia si sposi, abbia i suoi figli e via dicendo. Quindi, in qualche modo, però è interessante questo, come lei è stata fedele all'ascolto del padre e della madre, si è anche sposata. Ebbe due figli, fu madre di due figli. Ebbe due figli. E naturalmente questi due figli costituirono la gioia sia sua sia del marito. Poi sappiamo che il marito molto facilmente era entrato in una cosca, forse una cosca politica, e se ne è voluto tirare fuori. Ma quella era un'epoca di lotte fratricide tra fazioni, tra famiglie. E non glielo hanno perdonato gli altri, e di notte sono andati lì e lo uccisero. E l'hanno chiamato, è venuto fuori. Si può vedere da Cascia a Rocca Porrena, a metà strada c'è il mulino, sono i ruderi. Praticamente quando si è sposata, i genitori del marito le hanno dato come esercizio per vivere, diciamo, questo mulino. Quindi lei ha visto certamente chi l'ha chiamato di notte, il marito, e lo ha ucciso. Quindi lei conosceva gli assassini del marito. Ora ci ritorniamo, il marito che si chiamava Paolo di Ferdinando Mancini. Tra poco voglio sentire anche la testimonianza qui della nostra mamma, di Veronica, però vorrei chiederle un primo giudizio sintetico: ma perché questa santa è così tanto amata? Beh, è tanto amata un po' perché ha attraversato tante fasi della vita che sono soprattutto legate alla vita di una donna, il sogno di sposarsi, di fidanzarsi, lei non l'ha avuto, poi comunque il matrimonio poi l'ha avuto, ha voluto ancora, è diventata madre, poi ha perso questi suoi figli, è voluto entrare in convento come aveva sempre desiderato. Ora, questa donna che in tutte queste fasi della vita noi troviamo chi la sosteneva era un dialogo con Gesù Cristo, che allora era molto pubblicizzato presso la gente, cioè la vita di Gesù che a un certo punto diventa vita tua. Gesù ha perdonato
Gesù è stato amorevole. E lei amorevole. Ne ha fatto di questa gioia, si di questa è fermato vicino ad ogni difficoltà, di questo, al cieco, allo zoppo, a una madre che aveva perso il figlio. E questa donna ha assimilato tutta questa bontà del figlio di Dio. Ecco, restituendola. Veronica, lei di questo amore per la Santa, Santa Rita da Cascia, è un po' una testimonianza vivente, diciamola così. Qual è stata la prima volta, lei è la mamma della piccola Ginevra, che oggi ha 15 mesi e tra poco ci racconterà di Ginevra. Sì. Ma adesso le chiedo, la prima volta che lei ha sentito parlare in maniera, insomma, coinvolgente di questa santa, di Santa Rita da Cascia? Allora, premetto che io da piccola sono stata a Cascia con i miei genitori, ma avevo un ricordo vago e molto lontano. Ho sentito una prima testimonianza dalla mia cara amica Angela, che nell'agosto 2016, ad una cena, dove abbiamo appreso tutte e due la notizia di essere in gravidanza allo stesso tempo, lei mi ha raccontato della sua prima gravidanza, dove la sua prima bambina è nata molto prematura, quindi con gravi problemi, la situazione era veramente delicata, e lei mi ha parlato con molta serenità, dicendomi che lei era convinta che sua figlia si sarebbe salvata e che sarebbe andato tutto bene per la Madonna, ma in special modo, perché lei aveva affidato tutte le sue preghiere alla Madonna, ma in special modo a Santa Rita, perché lei il giorno prima di un intervento a sua figlia aveva affidato le sue preghiere a Santa Rita, e il giorno dopo la bambina, i medici le hanno detto che era, diciamo, fuori pericolo. Senta Veronica, lei che a sua volta aspettava un bimbo, sì, la prima gravidanza purtroppo, sì, non è andata a buon fine, no, che cosa ha pensato di fronte a questo racconto? Quando lei mi ha parlato di questa cosa, poi io sono andata, diciamo, in vacanza con il mio compagno, e nel viaggio ho riletto la vita di Santa Rita, le preghiere a Santa Rita, quindi durante il viaggio ho chiesto al mio compagno di accompagnarmi con la bambina a Cascia una volta nata la bambina. Quello era il mio desiderio, perché comunque avendo avuto una prima gravidanza andata male, la seconda era iniziata a gemellare e l'avevo persa, volevo affidare Ginevra ad una santa e soprattutto sapendo che lei aveva ascoltato le preghiere di un'altra mamma. Con questa fiducia l'ha voluto fare. Sì. E tra poco ci racconterà che cosa è accaduto, da, sì, questo, che cosa è scaturito da questo affidamento. Padre Vittorino, abbiamo detto che Santa Rita da Cascia si misurò con l'uccisione del marito, decise il perdono, non voleva che sangue alimentasse sangue, che vendetta si aggiungesse a vendetta, anche i suoi figli furono uccisi, figli che stavano imboccando anche una brutta strada. E sai, i figli va da sé che volevano vendicare il padre, ha capito subito che innescare questo processo nei figli sarebbe stata la morte anche dei figli, perché dell'anima proprio, no, dell'anima, di tutto, no? Per cui lei le ha protetti come ha potuto, li ha incoraggiati a perdonare questo fatto, a non entrare in un circuito di famiglia che si devono vendicare l'uno dell'altro. E ha pregato, dice: Signore, aiutali tu, prendeteli tu. Sappiamo che vicino la sua casa vedovile, lì quando si va a Roccaporrena, c'era il lazzaretto. I bambini facilmente sono morti di peste. Ecco. Ecco, e lei ha avuto anche questo dolore che con cui si è dovuta misurare la perdita dei suoi figli. E poi è rimasta sola, finalmente coronò il sogno di donare la sua vita al Signore. Veronica, lei ce lo stava dicendo, io sono la mamma di Ginevra, Ginevra che peraltro si chiama Ginevra Rita, Ginevra Rita. E questo già la dice lunga. Durante la gravidanza, sì, è un parto gemellare, il primo, sì, l'altro bimbo purtroppo l'ha perduto, si sono evidenziati dei problemi, sì, subito. Alla morfologica. Quali? Alla morfologica mi hanno diagnosticato la doppia uscita del ventricolo destro della bambina, ovvero che tutte e due le arterie uscivano dal ventricolo destro, che il ventricolo sinistro era più piccolo, che aveva l'arco aortico ristretto. Quindi gravi malformazioni cardiache. Mia figlia doveva subire degli interventi, quindi doveva essere operata aperta, proprio cuore un'operazione aperto, a proprio cuore aperto. E quindi io ho appreso da subito che sarebbe stato un periodo molto difficile. Disperazione, sì, profonda per lei, che ne aveva passati tutti i colori, sì, fino a quel momento. Sì, quindi io, avendo appreso la notizia,
ho chiesto al mio compagno di andare prima a Santa Rita. Era ottobre 2016. Sì. Che cosa è successo lì? Voi siete andati al santuario proprio di Santa Rita? Sì, allora... Alla Basilica? Alla Basilica. Io ho preso, diciamo, la notizia, l'avevo presa malissimo, quindi piangevo moltissimo, non riuscivo a darmi una spiegazione, cioè preferivo che questa cosa fosse accaduta a me piuttosto che a mia figlia. E il primo ottobre siamo andati con il mio compagno a Santa Rita, nella Basilica, siamo entrati. Abbiamo, diciamo, visto le reliquie di Santa Rita, abbiamo pregato, ci siamo confessati e abbiamo assistito alla messa. La cosa bella è stata la confessione, che fino adesso è stata la confessione più bella della mia vita. Io ho aperto le mie perplessità, il mio cuore a questo frate, e questo frate mi ha indirizzato. Abbiamo fatto un colloquio bellissimo, lui mi ha rasserenato e mi ha anche suggerito delle preghiere alle quali io affidare la mia bambina. E quindi io sono uscita da lì che dopo, diciamo, 10 giorni di pianto ininterrotto, io non ho più pianto fino alla nascita di mia figlia. Quali preghiere ha affidato alla Santa? Lui mi ha suggerito di pregare uno dei misteri gaudiosi, la nascita di Gesù a Betlemme, e poi tutte le preghiere a Santa Rita, la dolce mamma in attesa, tutte le varie preghiere di Santa Rita. È davvero bello quello che ci racconta, e io la ringrazio per questo. E dunque, quale momento migliore per farvi ascoltare una delle preghiere, anche qui più popolari, più diffuse, ma anche più belle, rivolte a Santa Rita da Cascia. La lettura l'abbiamo affidata alla devota Alessandra Paoloni, l'ha letta per noi all'interno della Basilica di Santa Rita da Cascia. Dunque siamo in provincia di Perugia e adesso ascolteremo la preghiera grazie al nostro Giorgio Brancia. O Santa Rita, modello della vita di famiglia e della vita consacrata, io ricorro alla tua intercessione in questi momenti difficili della mia vita. Tu sai che spesso la tristezza mi opprime perché non so trovare la via d'uscita in tante situazioni dolorose. Ottienimi dal Signore le grazie di cui ho bisogno e specialmente la serena fiducia in Dio e la calma interiore. Fa che io possa imitare la tua dolce mitezza, la tua forza nelle prove e la tua eroica carità. Fa che le mie sofferenze possano giovare a tutti i miei cari e che tutti ottengano salvezza eterna, con la benedizione del Signore, della Beata Vergine Maria e tua Santa Rita. Amen. Veronica Ginevra è nata il 19 gennaio del 2017 ed è nata santa, una guarigione proprio inspiegabile. Sì. Per i medici che, insomma, avevano visto tutte le analisi. Che cosa le hanno detto i medici? I medici, dopo 2 giorni dalla nascita, mi hanno detto che era un cuore che si era curato da solo, perché il patch che avrebbe dovuto mettere il cardiochirurgo l'aveva fatto il cuore di Ginevra. Lei che cosa ha pensato? Cosa ha provato? A parte la gioia, ho pensato che aveva affidato mia figlia alle preghiere e Santa Rita aveva ascoltato le preghiere per mia figlia. Perché in realtà tante persone hanno pregato per mia figlia. E la preghiera è quello che mi ha reso serena in tutta la gravidanza. Perché io ho affidato mia figlia alle preghiere di tante persone che credevano e a Santa Rita. Lei è tornata naturalmente alla Basilica. Io sono tornata il 25 aprile per una gita, ovvero per portare mia figlia a Santa Rita. E quando siamo arrivati lì, mia figlia non è una bambina che piange, strilla. Quando siamo arrivati lì è uscita la suora, l'ha toccata con il basso di Santa Rita e mia figlia ha urlato. E la suora ha detto: Ginevra, fatti sentire a Santa Rita. È bellissima questa cosa, scusate. E poi io sono tornata... Sono tornata a Cascia con il mio compagno per organizzare il battesimo, perché io ho chiesto al rettore di Cascia, che ringrazio, tutta la struttura di Cascia, perché mi hanno permesso di battezzare mia figlia lì. Quindi noi siamo partiti con un pullman con la mia famiglia il giorno di Sant'Agostino.
e abbiamo battezzato mia figlia Cassia. Tant'è che lei in mano a quelle bomboniere. Sì, perché che ha deciso di portarci. Sì, perché per me il battesimo era la cosa più bella, perché era offrire mia figlia al Signore, quindi farle iniziare questo, diciamo, percorso cattolico. E quindi io come bomboniera ho fatto le corone di Santa Rita, le ho prese a Cascia, le abbiamo fatte noi, e questa è stata la bomboniera per il battesimo di mia figlia. Chissà quante cose belle le racconterà della santa che protegge sua figlia, la piccola Ginevra, man mano che cresce. Padre Vittorino, è bellissima questa testimonianza. È una testimonianza bellissima proprio, vedo lì che il rettore della Basilica solleva di Santa Rita, che alza la piccola Ginevra, padre Bernardino. Senta, padre Vittorino, la santa è morta all'età di 76 anni, quindi ha avuto veramente tempo per operare, per pregare con le consorelle. Era il 22 maggio del 1457. A suo giudizio oggi, qual è l'insegnamento maggiore che Santa Rita ci consegna ogni giorno? Lei aveva ricevuto, diciamo, dalla famiglia, che il papà era uno che metteva pace tra le persone, quindi ha imparato a mettere pace, a creare ponti nella vita. In più, la religiosità del tempo aveva la religiosità popolare, che praticamente erano processioni. A Cascia ancora si fa la processione del Venerdì Santo, come si faceva ai tempi di Santa Rita, e rievocavano l'umanità di Cristo. Ecco che loro avevano un dialogo con questa vita di Gesù. Quando è andata in monastero, nel monastero si prega, dice, ma che prega? Pregano quello che si chiama la liturgia delle ore, che è fatto praticamente dei salmi. Ora, questi salmi non sono altro che degli inni rivolti a Dio dal profeta, cioè appartengono, si dice, alla letteratura profetica. Il profeta canta la fedeltà di Dio verso di lui, che si sente tanto solo nella vita, perché tutti lo contraddiscono, ma Dio è sempre dalla sua parte, dice, il tuo amore mi sostiene e mi fa crescere ogni giorno. E ora, da questa fedeltà di Dio, il profeta imparava la fedeltà al popolo, anche nelle difficoltà di dialogare con il popolo. Ecco che allora Santa Rita in monastero ha imparato dalla preghiera della Chiesa, il breviario, ecco, la liturgia delle ore, il canto dei salmi, la liturgia dei salmi, la fedeltà alla vita. Bellissimo. E io penso che questo è il messaggio più grande che ci ha lasciato, dalla preghiera, che non è altro, quando preghi uno e ti rivolge a uno, in genere uno dice che si mette in ginocchio, ma il Dio ci abbraccia. È un abbraccio. Da questo abbraccio di Dio, per dirti, io sono sempre con te, ti sono fedele. Lei lo ha sentito tutta la vita e lo ha trasmesso e lo ha realizzato verso quelli che gli avevano assassinato il marito, verso qualcuno che aveva in difficoltà. Verso tutti quelli che la circondavano. E questo lo lascia a noi, questo messaggio, la fedeltà alla vita, di famiglia, alla vita matrimoniale, ai figli. Grazie padre Vittorino Grossi che ci ha ricordato tutto questo, e grazie per la toccante, coinvolgente testimonianza di Veronica Coteste. Auguri per la piccolina, per Ginevra e Rita, che è stata battezzata. Grazie davvero. Adesso restate con noi, perché subito dopo la recita della coroncina alla Divina Misericordia torniamo in studio per domandarci, insomma, ancora una volta, ma che paese è il nostro, e per chiederci se la presenza di impianti industriali, di discariche molto ravvicinate alle nostre città, rappresenti o meno un pericolo per la nostra salute, e se pericolo è, di che pericolo si tratta. A tra poco.